questo? Giuseppe Buscicchio. E quindi andiamo a cucinare. Musica, prego. Grande. Arrivo dalla Puglia, precisamente da Monopoli. Quindi rappresenta un'azienda importante. Sì, che siamo a Roma come base, Unilever Food Solution, che è un ramo di Unilever, dove ci occupiamo solo di prodotti e ingredienti per i professionisti. Parto da questi due prodotti, che sono Texture, fanno parte della linea Cardor Professional, quindi sono due ingredienti, uno è il sostituto della colla di pesce in cucina. Lasciala pure lì che tanto la telecamera, esatto, la fa vedere. Sostituto della gelatina. E questa invece si chiama Texture Spumosa, è il sostituto degli albumi d'uovo. Sono tutti e due in polvere, disidratati, vanno aggiunti all'interno dei liquidi per ottenere consistenze diverse. Ora vi spiego quali sono i vantaggi di utilizzare questi prodotti rispetto alla colla di pesce o alle uova. Con questa gelatina possiamo gelificare qualsiasi tipo di liquido, acidi, acetati, alcolici, senza doverli scaldare. Quindi è un vantaggio che finora non c'era. Quindi non serve portare a bollore il liquido di partenza. Quindi risparmio di tempo. Risparmio di tempo. Prodotti naturali, immagino. Naturali, sì, provengono tutti da prodotti vegetali. E qui ad esempio ho una gelatina di succo di mela, zenzero e menta. Volevo farvi notare la trasparenza e il colore della menta, che è rimasta verde, perché l'ho aggiunta all'interno di un liquido freddo, non caldo. Quindi gelatina, giustamente quando io voglio raffreddare la verdura... Esatto. La prendo dall'acqua calda, la passo subito nell'acqua fredda, così mi mantiene tutta la clorofilla che è rimasta all'interno. In questo caso io tutte le gelatine vanno portate a bollore e poi sciolte all'interno. In questo caso non devo portarla a bollore perché il prodotto mi consente di sciogliere all'interno del liquido a temperatura ambiente, quindi superiore ai 30 gradi. Sotto i 30 gradi tutti gli alginati, quindi tutte le gelatine, cominciano a gelificare. Hai messo la menta? Ho messo la menta e lo zenzero. Mamma mia che esplosione, si sentono tutte e due alla grande. È il succo di mela, quindi abbiamo scomposto la mela in tre parti. Il succo, dal quale abbiamo ottenuto questa gelatina, utilizzando la texture gelatinosa. Okay. Per preparare una mousse dovrei fare meringa all'italiana, panna montata, unirle e aggiungere il gusto. In questo caso io il gusto l'ho aggiunto all'inizio, ho aggiunto la texture che mi farà la meringa all'italiana, l'ho semimontata, aggiungo la panna, finisco di montare e otterrò la consistenza della mousse. Allora mettiamola, così vediamo poi come arriva come consistenza finale. Baci poveretta fino a sera, e sera, chissà che piedi gonfia fra e mua. Mia mamma dice che col tempo di mangiare. Quindi questo è il piatto terminato. Me la ricordo. È l'ultimo ricordo della cena o del pranzo. Quindi voglio dire, giustamente l'ultima cosa che si mangia un pranzo. Esatto. E questo diciamo che è un ricordo indelebile che vuoi lasciare. Quindi me la ricordo.